e il menu è praticamente identico a quello iOS. Ciao a tutti e bentornati su Quadricottero News. Oggi è domenica 1 luglio e domani la Parrot inizierà le consegne del drone a Nafi e quindi per questo motivo oggi ha rilasciato l'app Free Fly 6 per Android, mentre invece per la versione iOS è ancora in beta. La novità è che chi aderisce al test della versione beta riceverà in omaggio i due acquisti in app, e cioè il Follow Me e il volo a Waypoint. La cosa viene spiegata sulla pagina della Parrot, nella sezione che riguarda la Free Fly 6. Per fare questo bisogna installare l'app Test Fly, poi compilare un modulo e attendere di ricevere un'email al cui interno c'è un codice da inserire nell'app Test Fly. Noi abbiamo già fatto la procedura. L'app Test Fly è questa. Una volta che si accede all'app Test Fly c'è la possibilità di selezionare la Free Fly 6 in test, quindi si scarica e poi si apre. Qua possiamo saltare e si va nella cartellina in app shop. Come si vede, qua sono già stati acquistati perché io ho già fatto la procedura. In precedenza compariva il prezzo, cioè di 19,99€ per il Fly Plan, che permette di realizzare il volo a Waypoint, e 19,99€ per il Follow Me. Premendo su prezzo si apre una finestra dove viene chiesta la conferma dell'acquisto, e in più viene indicato che per chi sta testando l'app non sarà addebitato nulla. Io l'ho fatto per tutti e due gli acquisti in app e non mi è stato addebitato niente. L'unico problema è che la validità è di circa 80 giorni, quindi tra 80 giorni scadrà il test dell'app. Quindi presumibilmente ci sarà la versione definitiva su iOS in cui gli acquisti in app gratuiti verranno disabilitati, quindi per utilizzarli bisognerà pagare nuovamente, suppongo. Comunque vedremo poi cosa succederà. Nel frattempo diamo uno sguardo all'app, anche se non abbiamo ancora la Nafi che ci dovrebbe arrivare. Un'altra notizia è che oltre che sullo smartphone, in questo caso Android, come si vede funziona anche su iPad. E funziona anche senza Sky Controller 3 con gli stick virtuali, quindi si può pilotare direttamente dal tablet oppure con lo Sky Controller 3 facendo un adattatore per ospitarlo, perché lo Sky Controller 3 arriva ad ospitare smartphone fino a 6 pollici, questo nel iPad Air 2, e ovviamente non ci sarà nello Sky Controller 3, quindi ci sarà bisogno di un adattatore. Allora, l'app è possibile anche settarla in italiano. In questo momento in inglese, perché il mio iPad è settato in inglese in modalità USA. La lascio localizzata in USA con la lingua inglese appositamente per verificare se con questa modalità la Nafi va in FCC, e cioè se avrà maggiore potenza radio rispetto all'utilizzo su uno smartphone con app in italiano localizzato in Italia. Faremo i test e verificheremo in un modo o nell'altro se la potenza di emissione sarà lo stesso oppure no. Come si vede, qua ci sono vari setting che si possono effettuare a partire dalla modalità film o sport. In sostanza, con queste due modalità variano gli angoli di inclinazione massima e quindi la velocità massima, e gli angoli di rotazione e compagnia bella. In questo caso ad esempio siamo sulla modalità film e si può vedere come l'inclinazione massima di default è settata a 10 gradi, ma è possibile anche aumentarla fino a un massimo di 40 gradi. Ovviamente se si deve filmare i movimenti c'è bisogno di movimenti docili, altrimenti anche se la Nafi è dotato di un gimbal meccanico su due assi con stabilizzazione elettronica del terzo asse, il girato potrebbe ricevere degli scossoni indesiderati. Poi abbiamo l'inclinazione massima, la velocità di inclinazione massima, che è correlata anche alla massima inclinazione, quindi il tempo che ci mette a raggiungere l'inclinazione massima praticamente. La massima velocità verticale, che
arrivo fino a 4 metri al secondo e poi la velocità massima di rotazione sullo yaw, che arriva a 200 gradi al secondo, normalmente è stato 10, e la velocità con cui la camera si può orientare verso il basso o verso l'alto, perché è un'altra caratteristica della Nafi, appunto, che si può inclinare di 90 gradi verso l'alto. Poi qua abbiamo la possibilità di settare il geofencing. Se si seleziona no, non ci sono limitazioni. Se si seleziona sì, entrano in atto le limitazioni. In questo caso è 30 metri che può arrivare a 150 metri. E distanza massima dal pilota di 100 metri che può arrivare a 2 km. Nell'altra pagina, nell'altro tab, ci sono i setting della camera. C'è la possibilità di calibrare la camera, adesso ovviamente non funziona perché non ho la Nafi. La possibilità di avviare la registrazione automatica del video appena si decolla, in questo modo non ci si dimentica di registrare. Qua la scelta se utilizzare lo zoom al massimo della sua capacità, quindi lo zoom ottico che arriva fino a una certa percentuale, in questo momento non mi ricordo, mi pare intorno al 2x, oppure se continuare e far entrare in azione, oltre lo zoom ottico a 2x, anche lo zoom elettronico che entra in azione oltre il 2x, con però la perdita di qualità. Mentre con lo zoom ottico non si perde qualità, quando entra in azione lo zoom elettronico ovviamente si perde qualità dell'immagine. Qua il tempo di scatto, il tempo di pausa prima di far scattare una foto, quindi 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Qua abbiamo le varie modalità di volo, modalità manuale, modalità cameraman, i follow me che abbiamo appena acquistato. Qua gli smart drones, che vedremo poi quando avremo la Nafi come funzionano. Il touch and fly, che vedremo anche questo con la Nafi, e fare plan. Qua abbiamo altre modalità semi-automatica di ripresa, il 360 gradi, il reveal, il rise e l'epic. Le modalità video e modalità foto. Quindi abbiamo foto singola oppure col timer. Questa dovrebbe essere la JPEG rettilineizzata, quindi la JPEG è corretta perché la Nafi ha un obiettivo grandangolare i cui bordi hanno leggero effetto fisheye, e quindi con il JPEG rettilineizzato si raddrizzano i bordi, altrimenti si può ottenere la JPEG wide, oppure il formato RAW, cioè il DNG più le JPEG wide. Torniamo nelle modalità video, abbiamo la possibilità di selezionare 4K oppure 1080p e abbiamo la possibilità di selezionare gli FPS 24, 25 e 30 FPS sia a 4K che a 1080p. Con i frame rate alti si può selezionare i 60 fps. 60, 50 e 48 fps nella modalità alti frame rate, che però non funziona per il 4K. Il 4K al massimo si ferma a 30 fps. Oltre a questo abbiamo lo slow motion, l'hyperlapse, modalità cinema e modalità standard. Tutte cose che vedremo quando avremo la Nafi. Qua ci sono i vari setting, si possono personalizzare i comandi, a cosa corrispondono sullo Sky Controller 3.
E direi che per ora è tutto. Qua abbiamo l'indicazione del numero di satellite ricevuti dal, probabilmente dal device, perché adesso ne segna 5, mentre invece questo è quello, sono i numeri di satellite ricevuti dalla NAFI. Altezza, distanza dal punto di decollo, altezza rispetto al punto di decollo e velocità istantanea in metri al secondo. Direi che per il momento non c'è altro. Vi faccio vedere l'app per Android. Che è in italiano. Come si vede, gli acquisti in app sono a pagamento a 19,99, mentre invece su iOS abbiamo visto che sono gratuiti. E il menu è praticamente identico a quello iOS. Bene, per il momento è tutto, direi che ci possiamo vedere quando ci arriverà la NAFI, tra uno o due giorni dovrebbe arrivarci e faremo altre prove. Continuate a seguirci e grazie per l'attenzione. Ciao a tutti!